presento, sono Pietro Ricci e sono un imprenditore agricolo. Anche vengo dall'associazione Tavolo Verde e va precisato questo punto. Io ho rinunciato alla presidenza del Tavolo Verde e potevo stare tranquillo dove stavo, ma ho accettato la candidatura dell'avvocato Antonicelli per tutte le battaglie che abbiamo fatto insieme in questi anni. Generazione, educato e formato dalla terra e al rispetto dei miei collaboratori. Altri imprenditori, di Palagianello, esempio quella di Sera Pizzuta, si ricorda che ai braccianti nel fazzolettone tenevano una grossa pietra al posto del pane. Toglievano la pietra e al suo posto mettevano il pezzo di pane. Tutto questo e rispetto delle persone, ma c'erano altri proprietari terrieri di Palagianello che maltrattavano, sfruttavano e fino a prendere a schiaffe qualche bracciante. Chiedete ai nostri nonni, fatevi dire, raccontare i nomi e cognomi di quelli che maltrattavano quei braccianti. Perché questa lista di nuovo cambiamento? Che io credo moltissimo di un rinnovo nuovo. Il cambiamento è un fatto positivo di progresso. In agricoltura si parla tanto di innovazione, di cambiamento, ma nei fatti si tende a fare solo una cosa, la controriforma agraria per mettere fuori piccoli imprenditori agricoli. E con rispetto chiedo agli altri candidati, cominciamo con Miola, con rispetto, vorrei rivolgersi una semplice domanda. Da quando insieme si sognava un mondo più giusto, più libero, più democratico? Ma il cambiamento è in peggio o in meglio? Il cambiamento ha portato più lavoro, più diritti, più pace o il contrario di tutto ciò? Se abbiamo subito un grande attacco al lavoro e alla pace, i diritti ai cittadini, come possibile una posizione come Ponzio Pilato, secondo la quale non esiste né stare con la sinistra o stare con la destra, ma si finisce solo di fare un'operazione solamente. Chi non sceglie finisce per servire i più forti. Vogliamo restare sempre con i più deboli. E mi rivolgo all'altro candidato Natale. Dove stava il Natale quando noi eravamo a combattere contro il tributo 630 dei consorzi di bonifica? Dove stava il Natale quando noi eravamo a combattere a fianco in difesa delle aziende agricole pignorate e all'asta? Noi stavamo con gli agricoltori, noi stavamo con le più deboli. Indifesi. Noi da 7 mesi stiamo in presidio permanente sul fiume Lato per sopperire al disinteresse della classe politica, ma però c'è chi utilizza strutture pubbliche per interessi privati, vedi la strada comunale, vedi la strada provinciale 12 e 14 bloccata da un decennio. Voglio ricordare a tutti, il signor Natale è stato assessore alla vita. È stato consigliere provinciale. Noi, un gruppo di gente semplice, anche presente con l'avvocato Antonicelli, ecco perché ho accettato la sua proposta in questa lista, noi senza incarichi, senza poteri, senza nessun potere di qualcosa, stiamo risolvendo il problema. Quello che avrebbe fatto noi. E ringrazio l'avvocato Antonicelli e il 10 giugno, ricordate, noi siamo il cambiamento. Grazie.